Grande Fratello, scoperta shock su Alessio Falsone. Il concorrente entrato da poco nella casa è riuscito a conquistare l'attenzione di molti spettatori e anche di alcune coinquiline come Perla Vatiero e Anita Olivieri. Oltre che per le dinamiche instaurate, però, Alessio si è messo in mostra anche per alcuni comportamenti ben poco edificanti. In alcuni video sembra dire delle bestemmie. Per questo diversi utenti ne hanno chiesto la squalifica. Cosa che per molti non avverrà visto che dentro la casa Alessio è riuscito a portare un po' di quel dinamismo che mancava. Tuttavia fin dal suo ingresso Alessio era stato criticato per un suo vecchio video in cui utilizzava termini, diciamo così, non proprio inclusivi. E adesso sul concorrente milanese scoppia un vero e proprio caso. Il post scioccante di Alessio Falsone contro i Rom. Il pubblico del Grande Fratello è molto attento ai social e così qualcuno è andato a ripescare un post di Alessio Falsone che risale al 2013. Tenetevi forte perché quello che andremo a leggere è davvero un messaggio sconvolgente e difficilmente Alfonso Signorini e i suoi potranno sorvolare. In questo post Alessio fa una proposta shock dopo alcuni rapimenti di bambini messi in atto da Rom. I Rom tornano a rapire bambini, il gesto più infame e deplorevole che l'uomo possa compiere. Smettiamola con questo falso buonismo dell'accoglienza e incendiamo il loro campo nel cuore della notte mentre dormono, figli compresi, perché si sa, il male si sradica alla radice. Insomma, non bisogna essere buonisti per condannare questo messaggio, o sì? Intanto dentro la casa Alessio si è sbottonato su Anita. Anita è una che non dà confidenza, è un super pregio. È una roba che mi piace tanto. Però con lei fai un tipo di vita ... non so se divertirmi o carmi il cheggio dalla mattina alla sera perché è troppo uguale a me da un lato. Poi sai, la mia ex era totalmente diversa da me e ci siamo lasciati. Sono cose casuali, però mia non ne fa passare una, mamma mia. Che martello pneumatico, che palle. Poi è anche la situazione fuori, giustamente, forse ha già fatto anche troppo. C'ha sempre la battuta pronta e questo mi piace.